voglio chiedere una cosa, Maria Teresa Meglio, ovviamente ci dirà adesso cosa pensa del ruolo, anche del carico che attende Zingaretti, però voglio chiederti chi è Zingaretti, chi è Nicola Zingaretti? Nicola Zingaretti è un uomo del PC, Sì. cioè è un dirigente che viene da quel mondo là e che non ha mai negato di venire da quel mondo. Nel contempo è uno che ha un'esperienza di governo, al contrario di tanti altri che adesso vediamo che sono improvvisati. Questo signore comunque è stato presidente della provincia, presidente della regione, quindi Della Regione Lazio, della certo. Regione Lazio, certo, quindi una persona che ha amministrato, per cui non stiamo parlando, cioè, di uno sprovveduto. È una persona molto cauta, è sempre stato molto cauto, tant'è che gli è stato rimproverato, per esempio, che non si sia candidato a sindaco Sì. di Roma perché contro Alemanno e il partito gli disse che non aveva avuto questo coraggio. Insomma, e poi in realtà è più diciamo, tenace di quello che possa apparire. È una persona determinata, ha fatto capire chiaramente in quel discorso, ha fatto capire una cosa, e cioè siccome io non mi voglio fregare, non voglio finire in quella tritacarne che è il Partito Democratico, che divora un Sì. leader all'anno. Diciamo che è un Almeno. caso unico, cioè un partito che ha divorato il leader che gli ha fatti prendere un sacco di voti, gli ha fatto andare a governo, si chiamava Matteo Renzi, memore di quell'esperienza, Nicola Zingaretti dice no, fermatevi. E quindi farà una politica che sarà molto poco di partito, cioè tutti pensano al ritorno della ditta, al ritorno al PC. Sì. Ecco, questa causa io non credo proprio lui farà questo. Lui anzi cercherà di stare, di coinvolgere il più possibile altre forze, a gente che non c'entra niente col partito, ed è l'unico modo per salvarsi dalle correnti, per salvarsi dal fatto che poi, non so, Franceschini gli chiederà il conto, mi devi dare tot persone, e i renziani diranno Cioè le no, non puoi fare questo. spartizioni dei Le posti, spartizioni dei insomma. posti e il tentativo di condizionarlo, e lui l'unico modo è appunto uscirne fuori. E per quello dico, molti commentatori hanno anche pensato ritorno alla sinistra, vecchio stampo. Non No, sarà no, non è così, questo. tant'è che la prima cosa che vuole fare è Da Chiamparino a andare da Torino. TAV, appunto, sui cantieri della TAV. Sì. Quindi mi pare che tutto sia tranne che la vecchia sinistra.